02 Zullo, vi facciamo un applauso grandissimo per piacere. 600 podisti per 8 km di corsa e oltre 100 bambini in festa iscritti alla manifestazione. Questi i numeri spaventosi dell'edizione 2015 del Corri Riva, numeri triplicati in soli 5 anni, passando dai 175 partecipanti della prima edizione ai 600, come detto, della quinta dello scorso weekend. Lo scenario, incantevole come sempre, quello di Riva dei Tessali, con un percorso mozzafiato nella fitta pineta, attraversando anche il morbido campo da golf. Quest'anno il Corri Riva, organizzato dal Consorzio dei Tessalini e da Arcangelo Rizzi, è stato un vero successone. Si è partiti l'8 agosto con un piccolo grande antipasto dove i bimbi sono stati assoluti protagonisti. Oltre un centinaio di piccoli podisti dai 3 ai 12 anni, infatti, si sono sfidati col sorriso sulle labbra su brevi percorsi recintati, sognando l'ambito gelato che l'organizzazione ha offerto a fine gara. Lo spettacolo poi è proseguito il giorno seguente, il giorno del Corri Riva, con 600 podisti al via divisi tra la corsa agonistica di 8 km e la passeggiata ludico-motoria di 3. A far da apripista c'erano le tre associazioni di mountain bike del territorio, i Rudy Bikers, i Pirati di Palagianello e gli MTB Group di Castellaneta. La gara è stata vinta dal super favorito Luigi Zullo con il tempo strepitoso di 21 minuti e 2 secondi. Le sue parole e quelle degli organizzatori ai margini della manifestazione. Tutti dicono qui che è stata la migliore edizione in assoluta. Abbiamo avuto tutto fatto in un modo perfetto. Siamo partiti con la prima edizione con 175 iscritti, oggi possiamo contare su un 600 circa, 579 iscritti partecipanti al Corri Riva. Il Corri Riva è diventata la manifestazione più importante dell'estate dei Tessalini. Abbiamo integrato, oltre la gara agonistica degli 8 km, la Run Family, è un circuito di passeggiata dove cerchiamo di coinvolgere tutte le famiglie di Riva dei Tessali. È un circuito di 3 km completamente pianeggiante dove chiunque, anche con i passeggini, è possibile passeggiare, stare tutti insieme con questo circuito. Mentre per quanto riguarda quello agonistico è sempre all'interno del comprensorio, solo che si svolge soprattutto nel campo da golf, concesso gentilmente dalla signora Giovinazzi. Abbiamo la fortuna di avere tanti sponsor che ci permettono di dare dei premi e di realizzare tutto questo. Ringrazio, approfitto, il signor Natuzzi, Maldarizzi Millenia, eco partner Michele Di Sabato. Siamo felicissimi di avere questa manifestazione al quinto anno consecutivo organizzata qui a Riva dei Tessali, che raccoglie tutti quanti i consorziati e ospiti dei consorziati che partecipano a questa gara, nonché delle associazioni sportive dilettantistiche che partecipano a questa manifestazione. Rendiamo questo posto aperto a tutti per un'occasione all'anno per far correre le persone all'interno di questa meravigliosa pineta, di questo meraviglioso posto. Tutto questo è stato reso possibile grazie all'ausilio degli organizzatori, tra cui Arcangelo Rizzi, che ringraziamo, nonché degli sponsor che hanno dato la loro disponibilità a partecipare anche in questa circostanza. E ovviamente partecipo anch'io senza ambizioni di vittoria, ma con lo spirito sportivo che deve contraddistinguere questa manifestazione, che è raccogliere tutti quanti i consorziati e gli amici per vivere un momento di sport in allegria insieme. Possiamo dire che Castellaneta ti porta fortuna? Beh sì, sicuramente mi porta fortuna, visto che è già la seconda volta. Qua è la prima volta che vengo, però a Castellaneta ho vinto più di una volta, quindi sicuramente mi porta un bel po' di fortuna. E oggi era un percorso tra uno sterrato e un trail, quasi a certi tratti sabbioso, però scorrevole e pianeggiante. Come percorso comunque mi piaceva, si diceva un po' alle mie qualità. È stato tutto veramente perfetto, mi è piaciuto, mi sono soprattutto divertito ed è stata una bellissima manifestazione, riuscitissima.